Hai mai provato a fare la carta in casa? In questo video imparerai come riutilizzare della carta da riciclo per confezionare tu stesso dei bellissimi fogli di carta che puoi personalizzare come preferisci e usare come biglietti d'auguri da regalare a Natale e al compleanno. Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Uno dei miei sogni nel cassetto era quello di riuscire a fare la carta in casa, ma non sapevo proprio come fare. Su questo libro ho trovato il procedimento ed è così semplice e dà così tanta soddisfazione che una volta iniziato io non riuscivo più a fermarmi. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Continua a guardare, puoi imparare a fare in casa dei biglietti con carta riciclata come questi. Per fare fogli di carta e biglietti fatti in casa, inizia strappando a pezzi piccoli circa 5 fogli di carta da riciclo. Mettili a macerare per 10 minuti nel bicchiere del frullatore, aggiungendo circa mezzo litro di acqua calda. Nel frattempo prepara il telaio. Io uso una cornice per foto da 13 x 18 cm, ma se preferisci puoi usarne una più grande. Togli il vetro e il pannello dietro, poi taglia un pezzo di rete per zanzariera più grande della cornice. Fissa con delle puntine la zanzariera sul retro della cornice, tirando bene affinché rimanga ben tesa. Ora frulla carta e acqua e versa il composto in una bacinella ampia, assicurandoti che sia abbastanza grande per contenere la cornice. Ripeti il procedimento con altri 5 fogli e aggiungi abbondante acqua nella bacinella. Mescola il composto per eliminare eventuali grumi. Ora puoi iniziare a creare i tuoi fogli di carta da riciclo. Immergi il telaio e sollevalo tenendolo in orizzontale, cercando di ottenere uno strato uniforme di fibre di carta. Probabilmente dovrai fare qualche tentativo prima di riuscire a ottenere un risultato uniforme. Quando sei soddisfatta, lascia colare il telaio, poi appoggiaci sopra un telo e premi per far assorbire l'acqua in eccesso. Capovolgi il telaio con il telo sopra a dei fogli di carta di giornale. Solleva con dolcezza il telaio e appoggia sopra al foglio un altro panno. Premi ancora per eliminare più acqua possibile. Poi capovolgilo su una superficie ampia liscia. Io ho provato con il vetro della cornice e con una pirofila di vetro. Aiutati con la lama di un coltello per sollevare leggermente i margini del foglio. Solleva con delicatezza il telo staccandolo dal biglietto. Ora non rimane che farlo asciugare completamente. Per far prima, io a mano ho messo i fogli in forno ventilato a 75 gradi fino ad asciugatura completa. Puoi personalizzare i tuoi biglietti fatti a mano con carta da riciclo in tanti modi, con semi di cumino, lavanda, appoggiando ritagli di tovaglioli con colori in polvere per alimenti da spargere direttamente sul foglio oppure da sciogliere nell'acqua. Dopo aver creato un po' di fogli, troverai anche tu il metodo che ti è più congeniale per ottenere fogli più spessi e omogenei. Io, ad esempio, mi sono accorta che riesco a farli meglio se utilizzo una teglia d'alluminio più bassa della bacinella. Con meno acqua, infatti, riesco a passare il telaio più volte per accumulare più fibre di carta per un unico foglio. Una volta asciutti, vaporizza un po' di acqua su ogni biglietto, copri con un telo pulito e stira con ferro caldo.
Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e anche sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Tu come pensi di fare i tuoi biglietti con carta da riciclo? Bianchi o colorati?